scoperto che se si superano i 700 gradi nel forno, la diossina viene degradata. E allora lo scopo principale, sapendo che questi inceneritori producono le quantità di diossina preoccupanti, hanno aggirato, praticamente ci sono degli ingegneri che si mettono lì e studiano giorno e notte come risolvere il problema, e hanno pensato di fare un forno che porti ad alta temperatura. Il problema dell'alta temperatura è che tutte quelle sostanze che vengono messe all'interno del termovalorizzatore e che vengono dissociate raggiungendo temperature elevate, perché pensate, l'alluminio per esempio giunge a 400 gradi, quindi ci sono delle cose che portate ad alta temperatura vaporizzano e i loro atomi si spargono, per un attimo si dissociano, praticamente tutto quello che c'è si ionizza, nel senso che gli atomi vanno un po' per gli affari loro e poi si reincontrano subito dopo. Cosa succede? Succede che si formano delle polveri che hanno una composizione anomala, quindi troviamo del tungsteno, troviamo del silicio legati insieme, sono delle leghe nuove che se uno prende un trattato di metallurgia attorno al termovalorizzatore che ha bruciato questa roba a temperatura così alta, trova nell'insalata, trova in quello che cresce in quei posti, trova delle molecole nuove che non hanno motivo di esistere, perché non c'è nessuna tecnologia umana di quelle coscienti, cioè nel senso che non c'è una fabbrica o una fonderia che produce leghe così strane. Il problema serio è che queste leghe strane, proprio perché si sono formate da aggregazioni di atomi, hanno delle dimensioni talmente sottili che riescono ad arrivare direttamente nel sangue. Come fanno? Voi avrete sentito parlare tutti dei PM10, che ogni tanto si parla che le macchine che inquinano formano il PM10. PM10 è un particolato di 10 micron di diametro. È quella che noi che conosciamo l'argomento la chiamiamo polvere grossolana. È una polvere che uno quando la respira, e c'è anche nelle città, e viene prodotta anche dai motori diesel e anche dagli altri motori, e anche dalle industrie. Si tratta di una polvere che ha queste dimensioni che quando arriva all'interno dei nostri polmoni, noi le inaliamo, voi dovete pensare a delle particelle di polvere che a un certo punto entrano in un naso, vanno giù per una trachea e finiscono nei bronchi. È una strada tortuosa, quindi una particella di determinate dimensioni, prima o poi batte contro la parete di un bronco, batte contro la parete della trachea, e questo capita per il particolato di determinate dimensioni. Quando batte sulla parete dei nostri bronchi, e questa è una delle cose più mirabili del nostro organismo, resta incollata a un film di muco. Questo muco però non rimane fermo sulle pareti, perché sotto il muco ci sono delle ciglia, delle cellule ciliate che praticamente hanno tanti piccoli piedini che si muovono tutti nella direzione della via d'uscita, cioè che è la direzione da cui è entrata la particella. Quindi si muovono tutte nella direzione della trachea e del retrobocca. Quindi la particella di polvere che uno ha inalato, che è andata fin nei bronchi, è andata a battere contro questo film di muco, questo muco piano piano come un tapis roulant riporta le particelle fin nella retrobocca e poi uno dà un colpo di tosse o le deglutisce e il polmone rimane pulito. Se non ci fosse un sistema così, i nostri polmoni sarebbero fuori uso già da parecchi anni, perché non sarebbe in grado di espellere la quantità di polvere. Il problema serio è che le polveri dei termovalorizzatori hanno delle dimensioni molto molto più sottili. Parliamo di PM1, PM01. Se noi facciamo un conto che passiamo da PM10 a PM2,5, noi abbiamo da una particella a parità di peso ne abbiamo 64, e se passiamo a 0 a 1 ne abbiamo 1000. Quindi noi ci rendiamo conto che il particolato in peso più o meno resta lo stesso, ma viene frammentato al punto
che si tratta di una quantità enorme di particelle molto più fini, molto più sottili, che arrivano fin nel sangue. Quando arrivano nel sangue, nel giro di poco, possono andare veramente dappertutto, compreso il cervello. Quindi possono dare dei problemi a vari livelli in tutto l'organismo, perché si tratta di polveri di chiara origine antropica, nel senso che sono polveri che sono state prodotte dall'uomo, che ha creato un macchinario strano che questa polvere la produceva. E qui c'è la salvaguardia del creato che è importante. Perché noi, in quelle centinaia di migliaia di anni che sono passati, abbiamo respirato l'aria che questo particolato così sottile all'interno non ce l'aveva. Nel momento in cui abbiamo un'aria in cui il nostro organismo non è adattato a superare l'inconveniente di una polvere così sottile che può andare nel sangue, e vi dirò di più, e ci sono stati dei casi di tumori nei bambini appena nati che, analizzando i loro tessuti, perché sono morti poco dopo la nascita per questi tumori, analizzando i tessuti hanno trovato queste polveri nel fegato, nei reni, nel cervello di questi bambini, che tra l'altro erano bambini che non avevano mai respirato aria, quindi sì, perché erano rimasti nel grembo materno. Questo sta a significare che queste polveri vanno nel sangue, dal sangue attraversano la placenta, vanno fino nel feto, e sono polveri chiaramente di origine antropica, perché analizzandole si tratta di polveri che possono essere soltanto fatte da un'attività dell'uomo, e in particolare quella di questi impianti, non solo degli inceneritori ma anche degli cementifici, dove si fanno delle lavorazioni analoghe, proprio perché queste molecole si sono dissociate, si sono di nuovo incontrate in modo anomalo, e quindi quando uno le analizza può dire con certezza che questa è la mano dell'uomo, non è un prodotto naturale. Quindi c'è tutta una serie di situazioni che va dalla lavorazione dell'amianto al traffico automobilistico, all'attività delle industrie, che veramente richiederebbe un movimento, una specie di inversione di tendenza, nel senso che invece di fare macchinari sempre più grossi, di fare automobili sempre più potenti, bisognerebbe cercare di ritornare indietro e magari anche di fare uno strada, come adesso c'è qualcuno che produce a chilometri zero, no? Nel senso che va dal contadino che si trova non tanto lontano, prende la roba e se la porta a casa, invece di comprare l'ananas che arriva da chissà dove. Troverebbero fare un po' più di piste per le bici. Anche quello.